Per la quinta edizione di Food & Fashion, in programma il 30 agosto all'Istituto Professionale Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale Leopoldo Pilla di Campobasso, tutto ruoterà attorno alle nocciole. La declinazione latina al plurale è il titolo scelto per la manifestazione, nata nel 2015 all'interno di una scuola, con l'obiettivo di unire enogastronomia e moda, valorizzando i talenti molisani che proprio nel settore della moda si sono fatti strada nel mondo. Proprio come Valerio Farina, direttore artistico dell'edizione 2019, fondatore del brand Numero 00, approdato sulle passerelle di Milano Fashion Week, che non ha nascosto l'emozione di tornare nella sua terra, da dove non vive ormai da 15 anni. Quando mi è stato chiesto di partecipare a questo evento è stata una grandissima emozione per me, perché ovviamente tornare a casa e creare e realizzare un evento ovviamente che parla di moda e non solo di moda, per me è stata un'emozione e soprattutto anche uno stimolo. Perché comunque sia è la prima volta che mi viene chiesto di lavorare su un progetto e creare qualcosa che è in collegamento con il food. Non un semplice défilé, ma vere e proprie performance su cui gli organizzatori preferiscono mantenere riservo per offrire ai presenti un effetto sorpresa, con un gioco di rimandi di sensi tra moda, agricoltura, enogastronomia, arte e spettacolo. È bello questo connubio col direttore artistico che ogni anno cambia, e quindi quest'anno è Valerio Farina, è un ragazzo che veramente si sta facendo apprezzare un po' in tutto il mondo, che ha creato il suo marchio e che ha messo insieme quello che è il mondo della moda, come sempre, con il prodotto della terra. Le nocciole non solo rappresentano antiche radici, essendo coltivate sin dall'antichità, ma in Molise sembrano anche essere la chiave per guardare con ottimismo al futuro. Può permettere assolutamente al Molise di aprire un percorso e quindi uno scenario occupazionale di valorizzazione del territorio molto forte. Lei calcoli che praticamente noi abbiamo bisogno, fra mandorle e nocciole, di circa 3.500 ettari di queste produzioni, che significa una occupabilità di migliaia di persone. Una manifestazione che coinvolge il mondo della scuola e che rientra nel cartellone regionale di turismo e cultura. Questa è la mission di turismo e cultura, quello di valorizzare, oltre alle eccellenze, gli artisti della nostra terra, in questo caso anche l'agroalimentare, proprio attraverso la scuola, attraverso un istituto scolastico che sta facendo veramente grandi e belle cose in quanto ad innovazione. Sarà un evento